mettere noi punto esclamativo? Sì. Poi vi dico. Mm. Thank you.
Sa. Eccoci qua! Ciao raga! Buonasera a tutti! Buonasera! Benvenuti in un'altra live dei Radio Comandati. Fatemi abbassare il volume, raga, perché altrimenti ci fondiamo le orecchie. Perfetto! Buonasera a tutti! Il nostro Tony sempre in prima fila, grandissimo! Benvenuti! E stasera a questo punto mi piacerebbe partire a dare il benvenuto ai miei soci, al caro... di qua, al caro Pelo. Ciao Pelo, grande, buonasera. Ciao a tutti, benvenuto qui sul canale, benvenuto, finalmente ti abbiamo anche in live con noi. Come Grazie. Stai? Tutto bene, a parte il caldo e molto lavoro che ci uccide, ci tiene sempre. sempre. Benvenuto al caro Puggio qui sotto. È mutato? Non ti sentiamo, Puggio, sei mutato. Ehi! È meme vivente questo, è bellissimo. No, oggi non ce la posso fare, ho la tecnologia contro di me. L'hai detto tu, bro, l'hai detto sì, sì. Tu. Guarda, non vi dico solo perché si sentiva basso. Non ve lo dico perché, sennò vi buttate fuori. Te lo dico io, c'è il volume basso. Sì, diciamo così. Sì, dai. Non avevo dubbi, ma ti vogliamo bene così, anche col volume basso, non cambia niente, figurati. Buonasera anche ad Axel, buonasera. Come stai? Tutto bene, raga. Oggi giornata molto particolare, tanto per iniziare perché è il mio compleanno. Oggi è il mio compleanno. Grazie. Oggi faccio 34 candeline, si invecchia, però sono contento. È stata una giornata schifosamente pesante al lavoro. Non so se Manu, uno dei miei colleghi, ci sta già seguendo. Nel caso, ciao Manu, è stato bello dividere la fatica con te oggi. Tanta roba. Sono molto contento. Dai, alla fine sono felice dell'altro anno che passa. Che possiamo dire, raga? Non so voi, ma a me è arrivato il libro di Nico. Volevo farlo vedere. Farlo vedere in live. È arrivato proprio ora. Oggi pomeriggio è arrivato Collector Book, un libro fatto da un collezionista per i collezionisti, dove si può trovare un sacco di info. Ah, guarda, c'è anche Puggio, sul mondo delle mini 4WD, sul mondo della Japan Cup, insomma tante cosine interessanti. L'Alitalia, per esempio. Io ho aperto una pagina a caso ed è uscita tipo il santo graal delle mini 4WD, quindi guarda, ce l'ha anche Axel, ce l'ha. Ci tenevo così a farvi vedere. Comunque noi lo abbiamo comprato non perché Nico ormai è un amico, ma perché crediamo che chi porta un valore aggiunto in questo hobby è chi fatica per fare anche contenuto, cosa che noi capiamo discretamente bene, nel senso che è sempre molto molto facile commentare nei gruppi più o meno pubblici, più o meno anonimi, il lavoro altrui senza aver fatto un'emerita fava di niente, no? Quindi, come dire, sparare complimenti a destra e a manca, criticare senza mai essersi messi in prima persona, provare a fare qualcosa e vedere cosa vuol dire, no? Quindi sì, sto parlando proprio con voi, cari miei hater della tastiera facile. Così, vi saluto amabilmente, apprezzo il vostro dolce far niente, soprattutto. Bella Nico, hai fatto un ottimo lavoro, noi siamo con te. Non ce ne frega assolutamente niente di tutte le cazzate che sentiamo in giro, sono completamente inutili e avrai sempre il nostro supporto. Fine, parentesi chiusa. Che altro possiamo dire, raga? Abbiamo deciso di riprendere in mano un po' l'universo RC, noi dei radiocomandati, anche perché qualcuno inizia a dire: cacchio, vi chiamate radiocomandati, ma il radiocomando dov'è, no? Perché faceva schifo i mini 4 Vudati, tipo, ovvio. I rollerati era ancora più brutto, se vuoi. I due fili stilati, non lo so, sono era veramente male, brutto, vedi? Sì. Ciao Fabio, ciao, buonasera. Il nostro Tony, augurini a 100 anni, credo siano degli auguri in sardo, bellissimi. Grazie Tony, li apprezzo tantissimo. E raga, cosa possiamo dire? Stasera abbiamo il buon Pelo, perché è uno dei ragazzi che abbiamo conosciuto grazie al nostro progetto di Radio Comandati, che ha forse il più grosso background nel mondo RC.
di tutta la community al momento, no? Siamo in tanti che abbiamo questa passione, mi viene in mente anche solo Cello, Cassa, insomma gente che se bazzicate sul nostro Telegram mi conoscete per forza. E con Pelo ci siamo conosciuti fisicamente anche da poco, all'ultima di campionato Mini 4WD, perché ha deciso anche di entrare in quel mondo pazzo e si è devastato, porca boia, ha messo la macchina. Ma secondo te consigli a posto, va bene così? Prima la podio, sei andato fortissimo, fortissimo. Quindi penso di aver fatto quarto, penso, perché ho vinto la finalina in teoria. Butta sì, lì. Allora quarto. Sì, allora sì, quarto posto. Ero convinto addirittura fossi in finale a un certo punto. Perché comunque, cioè, si è messo lì con metodo, piano piano, sistema una roba, sistema l'altra, cioè, hai fatto andare, dai. La cosa dei roller l'hai risolta, perché voi dovete sapere che io ho fatto il quarto posto, ma ogni tot arrivare all'inizio, ragazzi, ma è normale che questo roller sia così? Aveva i roller fermi. Ma com'è possibile? Forse serviva a frenare. Ha trovato una quadra. Avevo, non so come, una clessidra in cui non avevo messo il cilindretto, quello di... Quello centrale. Quello dorato, sì. Che non so come, perché non le avevo smontate. Andavi talmente forte probabilmente che si è teletrasportato, no? Tipo ritorno al futuro. È rimasto all'inizio. Esatto. Gli altri roller argentati da 17 non ho risolto il problema che si grippano quando li stringi. Per cui proverò ad usare dei dadi autobloccanti. Prova, sì, magari li fermi con quelli. Sì. Può essere un'idea, può essere un'idea. Sì, magari ci metti qualche spacerino sotto per arrivare a misura. Esatto. Anche io sto iniziando a usare gli autobloccanti anche per quello, perché così so che non stringo troppo, non stringo troppo poco, l'autobloccante rimane fermo lì. Esatto. A spessore ci vado con uno spacerino e il roller. Adesso i miei roller girano pure troppo, se devo essere sincero, perché sono sempre gli stessi tutto il campionato e sono leggermente sbloccati, mettiamolo così. Quindi vanno. Ho fatto quella nuova, tutti i roller nuovi. Bella. Ma stasera, raga, siamo qua per parlare di tutt'altro, non a parte, esatto, vabbè, ricordare i secchi di bile degli hater, sempre tanto graditi. Stasera siamo qua per parlare di rally, raga, di RC. Axel, mostra qualcosa, Axel, lì dietro. Madonna. Ancora in cellofanato? Solo Axel? Eccola. No, perché io l'unboxing non ho resistito. Però... Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Ancora allora, sono impacchettati, non ho iniziato a montare. Allora, iniziamo un pochino un po' a spiegare cosa, sì, qual è la nostra idea, ok? Allora, c'è stata buttata lì l'idea che ci sia una pista da rally piuttosto comoda, ok? Mm. Dove poter correre soprattutto con delle persone che riteniamo simpatiche, godose, sì, ci possiamo divertire senza doverci tirare gli stracci, no? Perlomeno una cosa di questo tipo. Per cui abbiamo deciso, dato che comunque abbiamo parecchia voglia di inserire un po' di contenuto anche legato al mondo dell'RC, perché non iniziare proprio dal mondo del rally, no? Comunque mettere su un RC rally, non so Pelo cosa ne pensi tu, ma alla fine è un mezzo anche abbastanza versatile, no? Cioè non vuole correre in pista, no? Allora, la rally secondo me è un mezzo versatile, perché lo puoi usare in una pista fatta per il rally, tipo quella del nostro amico Valerio lì a Bologna. Sì. Oppure quella dei ragazzi del Blocca Tutto, che mi pare verso Forlì Cesena, adesso non mi ricordo. Oppure puoi anche semplicemente usarla in un parco, in un piazzale, perché a differenza delle macchine da circuito, avendo una trasmissione cardanica, avendo un telaio più coperto, eccetera eccetera, hai la possibilità di poter girare praticamente finché il terreno te lo concede, ovviamente non in un campo arato, però voglio dire, lì rimangono buoni Monster Truck. Esatto. Secondo me un bel brecciolino, una bella erbetta tagliata passa bassa, sì, anche una ghiaietta probabilmente, sì, dai. Sì, assolutamente. Vieni in mente dove sulla ghiaietta, cosa, Puggio? Godibilissima sulla ghiaietta, proprio che sì.
Li vedo in arrivo gli slow motion con tutti i sassolini che partono, pam pam pam, esatto. Via, magari sull'obiettivo della mia cam, esatto. Con brutte parole annesse anche. E quindi insomma siamo partiti da questo discorso, abbiamo pensato di confrontarci anche con Pelo, che sappiamo essere persona di gare, di gareggio, chiamiamolo così, che ci ha dato non pochi consigli, no? Cioè siamo arrivati anche a una mezza quadra che non abbiamo assolutamente rispettato, vero Pelo? E avete fatto bene, detto, facciamo così e alla fine abbiamo fatto così. Adesso che l'avete fatto, avete fatto bene. Ok, perfetto. Oh, perché... Manu! Ciao Ale, giornata dura a dir poco, grazie dei saluti, sempre. Grande Manu, mio collega con cui oggi stiamo lavorando al portale della mia azienda, di NEN. Stiamo lavorando alacremente per far funzionare il tutto. Mi sa Manu che io a fine live vado avanti, te lo dico che non ho finito i test. Ma questo è un altro discorso. E quindi insomma si parlava di RC, no? Abbiamo preso in questione ovviamente Tamiya, sapete ormai è un brand che è una grandissima sicurezza in alcune categorie anche di RC, no? Pelo, sì, più di altre magari forse. Assolutamente, cioè sì. Tamiya almeno fino alla metà del 2000 Tamiya aveva i campionati europei e addirittura, adesso non voglio dire una catinata, ma era anche mondiali forse, ma caspira. Sicuramente, per dirti, in Italia c'era il campionato italiano Tamiya, cioè si correva con le Tamiya e basta. Sì. E lo faceva anche la Kyosho, erano Kyosho, no, facevano anche i mondiali. Comunque sicuro gli europei Tamiya, e c'erano categoria Formula, categoria Touring, il rally lo facevano con quelle a scoppio. Ah dai! Quelle con la carrozzeria Subaru, adesso non ricordo il modello. Modello Baracca, per forza, se no non... Subaru Baracca, ovviamente. e comunque sì, cioè, a livello delle competizioni, ma anche... Adesso io ho un'amica che è super appassionata di Tamiya RC, anzi adesso le mando il link alla live. Lei tipo è una super collezionista di telai Tamiya RC, ne ha tipo, penso, più di uno per ogni tipo di modello, e i modelli, cioè, è tipo un Lodigiani per l'RC, tipo, esatto. Ok, perfetto. Ciao Ste. e i modelli, cioè i modelli, quelli della fascia di alta gamma Tamiya da corsa, sono a tutt'oggi sono degli ottimi modelli. Sì, che sì, si difendono benissimo. In più ci sono anche tutti gli altri, quelli per le nostre tasche, diciamo. Certo, sì. Comunque, quello che avete preso voi, l'XV02, è veramente il top di gamma per quanto riguarda la categoria del rally. Sì. Tra l'altro è anche discretamente recente come release, se vogliamo, preceduto dall'XV01 anche, che comunque... Diciamo, bene o male siamo lì. Si era parlato anche di TT02R che avevamo, tra virgolette, approcciato più per una questione di prezzo, perché la TT02 parte circa dai 150 euro, una cosa di questo tipo, dove, se non ricordo male, bisogna andare a inserire quantomeno il servo, se non ricordo male, penso anche il motore, forse tutta l'elettronica, praticamente tutta all'infuori del motore, che ti danno però un motore a spatola. Dipende da, però attenzione, perché dipende molto dal negoziante e anche dal tipo di TT, perché tipo il mio amico ha comprato la TT, quella carrozzata Escort, che è TT01 o 02, non mi ricordo, e lui è arrivata con motore e anche ESC. Ah, caspita, buono, molto buono. Sì, diciamo che bene o male le cifre sono quelle, indicativamente sulla TT02-1 all'incirca siamo lì. Avevamo sotto consiglio anche di Cass, di Marcello, iniziato a dare un'occhiata alla versione R, che non è rally come pensavo inizialmente, ma è per il racing, ovvero sono già presenti in scatola alcuni hop-ups,
possiamo chiamarli okay. così, ovvero dei piccoli upgrade anche a livello di materiale, perché non disdegnate troppo la plastica, è un discorso che facciamo spesso, no? Ci sono alcuni frangenti dove la plastica è utile perché ha un certo livello di flessibilità e delle volte costa meno rompere un pezzo di plastica piuttosto che piegarne uno magari in ergal, in ferro, via dicendo, spaccare... Inizia se non spaccate il carbonio, assolutamente casino. Per cui, diciamo, sicuramente, soprattutto per iniziare un approccio e renderlo magari scalabile a livello anche di upgrade, era un discorso molto plausibile. Cos'è subentrata poi? La scimmia, fine. A questa subentrata... che il TT02R aveva il fattore che bisognava modificarlo, nel senso che... Esatto. Rispetto all'XV02, è uno stradale fondamentalmente. Il suo TT02 è molto basso, di conseguenza ci sarebbe il tutorial da seguire per modificare l'escursione, per tagliare i pezzi e tutto il resto, e ci siamo detti, tutto molto bello, però... Sì, cioè, a partire già dalle torri degli ammortizzatori che erano praticamente alte la metà rispetto a quelle dell'XV02, ecco. Banalmente... te li danno, cioè sono alti la metà, e nel TT02 base, quindi non l'R, sono senza olio, cioè proprio letteralmente l'ammortizzatore con la molla che esatto. scorre dentro, quindi esatto. Qui già partiamo. Beh, mi ha fatto parecchio ridere l'applauso, Axel, devo dire, ti sei auto fatto un applauso. La mossa dell'ammortizzatore che... la mossa dell'ammortizzatore la chiameremo, la coniamo così. L'applauso sì. dell'ammortizzatore. Esatto. Raga, leggo giusto una domanda a Tony, da Tony Perpelo, ve la faccio anche vedere. È vero che in una ricina della trazione 4x4 meno parti mobili ci sono e meno dovrebbe danneggiarsi? Parlo in specifico di trazione integrale e albero di trasmissione. Che ne pensi, Pelo? È vero, sostanzialmente è vero. Diciamo che l'antica massima che meno parti ci sono, meno cose che si rompono ci sono, è sempre valida. Less is more. Esatto. In ogni ambito. Assolutamente. Poi sì, bisogna sempre tenere presente una cosa, che le macchine, anche se sono macchinine radiocomandate, sono, adesso io parlo un po' per quelle che uso io, ma vale per tutte, come pure per le mini, cioè sono mezzi meccanici che sono sottoposti a grandissimi, grandissimi stress e grandissime sollecitazioni. Certo. Quindi qualcosa che si romperà ci sarà sempre, sia esso un cuscinetto, sia esso le spine dei cardani e tutto quanto. Comunque, ma così lo metti più bello. Esatto. Lo metti meglio. Esatto. Comunque spendi i soldi. Sostanzialmente sì, meno parti ci sono, meglio è. Però poi rientrano anche delle varie... come si dice, altre variabili, tipo ne dico una veloce che anche Seven sicuramente saprà, una macchina come l'arma in fraction, no? Oppure come questa qua, ok, che sono... Ma che bellina! Robe da in ordine, 4 kg in ordine di marcia che vanno a 90 all'ora, hanno dei motori, che girano a 40.000 giri, e i cardani, è vero che se ne hai uno... A volte dicono che è meglio, ma se ne hai una a 40.000 giri, quello si mette... Sì. E quindi ne devi avere due. È tutto una, come si dice, una... adesso non mi viene il termine. Bilanciamento, una commistione di cose, esattamente, dai. Esattamente. Sì. Quindi sì, ma... Sì, diciamo, ma, no? Esatto. Come risposta esatto. può andare bene. Sì, ma da valutare il caso... Il caso specifico, se vogliamo, no? Una cosa di questo tipo. Per esempio, quindi praticamente... Vai. Per esempio, uno dei problemi che ha la TT02 è che se gli metti un motore che ha tanta coppia o un motore che ha tanta potenza, ha l'albero di trasmissione lungo, che è vero che la R esce con quello... È vero che la R esce con quello in alluminio, che è già qualcosa. Sì. Però, insomma... sbacchetta bene, invece voi se vedete la vostra che cos'ha? Ha la corona centrale e i due, che è esattamente l'impostazione telaistica dei fuoristrada. Certo. Perché sono differenziale in mezzo e due cardani. Tra l'altro ho visto che sulla vostra si può mettere anche il differenziale centrale, che è una cosa ancora meglio. Quindi è un ottimo telaio. Capito, Axel? Prossimo acquisto.
Che tra l'altro Axel non può neanche montarla adesso perché devi finire delle robe di esami e via dicendo, giusto? Quindi c'è la lì non può neanche montare. Te la monto io, non c'è problema, dalla a me. Giù le mani. Miseria, miseria. E quindi insomma siamo approdati all'XV02 Pro perché abbiamo detto, cioè, bene l'upgrade, ma alla fine se vado a fare una somma degli upgrade per arrivare anche solo a mettere giù una TT02 a livello di rally, forse tanto vale che prendo un qualcosa di un po' più specifico, no? Alla fine, quindi... Come aveva fatto un amico del canale, Daniele Panetta, ai tempi, non so se 2 o 3 anni fa, lui aveva intenzione di partecipare al campionato, aveva detto, e aveva preparato la Yaris, la TT, credo fosse 01 ancora, o 02, forse c'è ancora il video. Sicuro, sì. Però mi ricordo che lui una volta, perché durante il Covid c'era le live anche lui, non so se le avete mai viste, e lui ricordo che aveva speso parecchio per trasformarla benissimo, sì, come l'aveva trasformata lui, e veramente tanto. Sì, diciamo che bisogna, cioè, complessivamente, se di partenza hai già un obiettivo, forse non so quanto convenga, cioè, va bene, dici, me la trovo in casa, ce l'ho, vabbè, butto su tutto quello che riesco e vedo come si comporta, ma se l'obiettivo è già quello, forse, non lo so, dare un filo più specifico, forse col tempo vedremo, intanto vediamo di montarle, è già qualcosa. Recupero un pochino la chat, raga, fate una comparativa Tamiya VC Rally Legend. Sì, allora, eccolo. Mamma mia. Beh, raga, io ce l'ho vista, la delta integrale. Cioè, cosa... Che bella che è. Non so cosa dirvi. Cioè, questa è una scocca della Killer Body, che credo siano le stesse delle Rally Legend. La qualità è quella. Sì, sì. Livello di dettaglio altissimo, i faretti hanno le, non so come si chiamano, coppettine, dove poter mettere le luci. In inglese i bucket. I bucket, sì. Chiamarli anche fanali perché sono, alla fine sono, devi mettere fanalini. Sì. E molto buona, arriva già con gli adesivi, colorata e tutta, per cui tanta roba. Come tanta roba. Rexan, o è un'altra plastica? Mi sembra di sì, ma è molto spesso, quindi secondo me sì, nel senso che qualitativamente mi sembra come quello del TRX4, come spessore anche, no? Quindi... Sì, ma conta che c'è anche un chilo di adesivi sopra. Sì, tra l'altro, sicuramente. Vabbè, c'è anche un chilo di adesivi che tiene insieme il tutto. Probabilmente è smontata, appiccicata con gli adesivi. Scherzando, ovviamente. Comunque, comparativa Tamiya Rally Legend, secondo me è una bella battaglia, perché entrambe hanno delle qualità. E allora, diciamo, la Rally Legend costa quasi come una XV02 in kit, però è anche vero che se uno è agli inizi, almeno non so adesso come le vendono, ma quando l'ho comprata io la Rally Legend qualche anno fa, quella con la Lancia Fulvia, carrozzeria Lancia Fulvia, mamma mia che bella, perché a casa di mio papà dentro il garage abbiamo una Fulvia vera, e quindi allora, capito? Ah, bello, era la di Fulvia, esatto. E se, nell'ottica di uno che comincia da zero, la Rally Legend ti arriva che tu gli devi mettere solo le batterie nel radiocomando, perché la Rally un Legend RTR super, totalmente RTR, nel senso che ti arriva con la batteria e con caricabatteria dentro. Ah, anche, beh, non male, almeno quelle che prendevo io, ma non penso che siano cambiate, sai, le offerte. No, quelle credo che siano così, ci avevo guardato, sì, ed effettivamente mi ricordavo anche questo discorso del caricabatterie, anzi tra l'altro ci aveva fatto un video Dani, dove diceva che tra l'altro il caricatore che era incluso faceva anche le lipo. Sì, è vero. Quindi lo puoi riutilizzare poi volendo, esatto. No? Perché la batteria che ti arriva non è lipo, ma esatto. Vabbè, se vuoi andare di upgrade lo puoi, sì, anche perché puoi sfruttare. Anche perché il regolatore elettronico tiene anche le lipo. Quindi vai benissimo. Sì. E comunque il Rally Legend è un ottimo telaio, perché di scatola, la seconda serie, che ormai penso sia quella che vendono ancora, perché all'epoca era uscita la prima serie che aveva cose in plastica e roba, ma sì, secondo me sono tutte seconda serie adesso, perché le ho viste un po' le foto e sono tutte seconda serie.
arrivano, intanto sono già cuscinettate. Hai detto poco. La corona di trasmissione è modulo 48. Modulo 48 vuol dire che trovi tutti i pignoni che trovi anche su Amazon, li trovi in modulo 48. Invece Tamiya è un modulo diverso, perché Tamiya c'ha sempre i moduli suoi. È tutto così. Poi ha gli omocinetici all'anteriore, l'upper deck in Ergal è completamente regolabile, è waterproof, l'elettronica è a prova di acqua, quindi molto è bene. Un ottimo telaio per cominciare. Certo, telaisticamente parlando, se poi si vuole iniziare un po' a spingere, bisogna sempre tenere conto che te la danno più per correre su asfalto che per fare rally, parliamo di rally serio. Sì, sì. Quindi, certo. Allora sicuramente, a parte che è completamente upgradeabile, completamente. A livello di ricambi è tanto quanto Tamiya, cioè si trovano bene? Sì, perché tanto c'è l'importatore Coso, Electronic Dreams. Quindi trovi tutto lì da loro. Buono. E quindi è super upgradeabile. Sottolineo che il nostro amico Edoardo, Edo Model, sta iniziando a vendere le Karten, macchine Karten. Sì. Le Karten, a vederle così, e ti dico, non le ho viste, non le ho avute in mano, però sapevo già che c'erano e ho visto le foto. Le Karten sono le Rally Legend, però il generico. Sbrandizzate, se vogliamo. Esatto. Non arrivano RTR, o forse sì, devo andare a vedere. Però costano incredibilmente meno. E la Karten TR410 Rally è praticamente una Rally Legend full upgrade da rally, quindi con torri alte, tutto carbonio, torri alte, ammortizzatori lunghi, le cose, i barilotti di sterzo in alluminio, le C, quelle dove poi va dentro il barilotto, sempre in alluminio, super full upgrade. Mizzega! E costa pochissimo, mi pare sia sotto i 200 euro addirittura, mi pare. Non mi dire così. Infatti io la sto puntando adesso. Se il mio amico che ha detto che ci segue e interviene quando dico che dico cose sbagliate, adesso probabilmente interverrà e mi dirà: guarda che dobbiamo concentrarci su queste. Perché io ho un amico che lui effettivamente ha preso un TT01 e l'ha pesantemente modificato per andare da rally, ed effettivamente si vede un po' di debolezza ce le ha, come okay, vabbè, la ci sta, dai. Ma anche la Karten arriva a RTR con batterie, radiocomando? Non credo. Quelle sotto i 200 solo telaio? Sì, solo kit, quella, la versione da rally, perché poi ne hanno fatte, la base è la stessa e ne hanno fatte anche altre. Però quella che ho puntato io, che è la Super Full Rally, quella lì no, mi esce solo in kit. Ok. Però. Tanta roba. A quanto pare sono veramente, come si dice, uguali, identica. Sì, beh, è un ottimo Karten, raga. Ottimo consiglio, chiederemo poi delle lucidazioni a Edo anche, perché io non le ho viste sul suo store, ma può essere un discorso discretamente interessante, perché comunque il budget mi sembra più che onesto, ci può stare soprattutto per partire, quindi bene. Volete vedere le altre cose che ho preso per l'XV02? Vai. Vi faccio vedere il servo, che è un SRT, lo facevo vedere prima. Buono. Ok, che dovrebbe essere, se non ricordo male, da 15 kg. È perfetto. Sì. 12. Poi varia anche a seconda del voltaggio a cui lo fai andare. Sì, infatti 4,8, 12 e a 6 è 15. Mi ce l'avevo preso, proprio ce l'avevo preso perfetto. Come velocità siamo dai 15 ai 13 secondi, quindi... Secondo me più che onesto, rapporto qualità-prezzo ottimo. E ringrazio anche gli amici di Gianni Modellismo per il consiglio. Tanta roba. Poi, dato che parlavamo di Rally Legends, le gomme della Rally Legends, con già lo spugnettino dentro, non le ho neanche spacchettate ovviamente,
con annesse anche i cerchi della Delta, sempre della Rain Legends. Non potevo mica mettere i cerchi che c'erano dentro XV, scusa, cioè, se la fai bene, no? Poi, cos'altro ho preso? Non me lo ricordo. Ah, vabbè, fighi, cioè, vabbè. Solo l'elettronica, raga. Sono andato di combo, per contenere un po' i costi. Ho preso un combo, fondamentalmente brushless, Obi-Wing, come sempre, 3250 kW. È lo stesso che avevamo montato sulla Leosi, identico. Esatto. Mi ci sono trovato bene, picchia come un dannato, esatto. Le batterie tengono, mai avuto un problema neanche con il caldo, quindi perché no? Ho detto vediamo, sicuramente poi in futuro si farà quel discorso di cui avevamo già iniziato a parlare noi, ovvero valutare magari un motore sensored con qualcosina di un pochino più... più interessante, sì, ma per esplorare, dico, secondo me allora il discorso sensored secondo me lo puoi usare, come ti dicevo, per una questione di morbidezza nella risposta. Ah sì, perché i motori non a sensori tendono un po' a bassi giri a dare delle botte, a saltellare. Okay. Il problema però dei tanti motori sensor che si trovano in giro è, adesso ve lo faccio vedere, un secondo. Si appacchi quest'uomo, comunque. Grazie Matte, grazie mille degli auguri. Grazie davvero. Allora, il problema dei motori sensor della maggior parte dei motori brushless per 1 a 10 è questo qui. Non so se lo vedete. Sì, sì. Non c'è un motore praticamente, sono dei magneti dentro... Gira. Sono dei magneti dentro a una gabbia che è completamente aperta. Sì, sì, sì. Okay. Qui, con questo... Il waterproof non esiste. Portare. No, esatto. Capito? Vai nella ghiaia, diventa... Ed effettivamente sono tutti così, adesso che ci penso. Eh sì. È un po' un problema questa cosa qui, sì. A meno che non trovi qualche vecchio motore che è comunque sensorato, ma è vediamo, chiuso. Ma è chiuso. Perché se no, veramente è un problema. Perché ti entra tanto di quello schifo che li butti via. Sì. Li butti via proprio. Sì, sì, sì. Intanto mi fanno auguri da più piattaforme. Grazie, Matte. Ma nel caso sensored, potrebbe aver senso usare tipo il mesh sopra, la retina, quelle che vendono ad esempio che avvolge il telaio ed evita l'entrata della polvere? Io ad esempio senz'altro avrebbe senso, però tieni allora, presente conta che l'XV02 Pro ha una sua protezione dell'elettronica inclusa, sì, già ragazzi, copertura, non è sigillato ovviamente. No, e invece la mesh proprio sigilla perché ha tipo un elastico fecondo, non so se l'avevi visto sul mio. Sì. Ai bordini proprio te la avvolge dove c'è l'innesto delle ruote, quindi va. Il problema, sai, è la polvere. Entra. Il problema è la polvere entra dappertutto e il rally al 90% viene fatto su polvere. Sì. Su terreni polverosi, perché poi è quello il bello. Sì, infatti diciamo per partire ho puntato anche una cosa che fosse un pochino waterproof per stare tranquillo, no? Bello chiuso, fine, va bene così e si proverà insomma a vedere. Voi raga cosa pensate di affrontare? Come avete già, vabbè Axel ha già preso come me lo chassis. Allora, mettiamola così, io ho dovuto prendere soltanto lo chassis perché di base l'elettronica, quindi motore ed ESC sono quelli che ha mostrato Ale. Perché ce li avevo già montati sul mio TT02, che però ho detto che è molto bello, ma rimane sulla mensola perché mi scoccia romperlo. E quindi smonterò da lì e monterò su quell'altra. Estetica. E telecomando e ricevente ce l'ho della Carson, che mi sono trovato abbastanza bene, sempre montato sul TT02, più che altro perché è un telecomando abbastanza completo e che permette un sacco di regolazioni quello che ho. Quindi mi accontento di quello lì. Il servo non mi ricordo sinceramente da quanti chili è e nella velocità, so che funziona bene, cioè nel senso fino adesso ha sempre funzionato bene, quindi mi sono detto ce l'ho in casa, intanto lo monto. Se poi vedo che correndo ho bisogno di qualcosa di un pochino più prestante, ragazzi, metto 2 secondi, levo le viti, ne prendo un altro, lo monti e ciao. Quindi, sì, esatto, sì. Diciamo che il servo è una di quelle cose che mi piacerebbe variare
o quantomeno avere la possibilità di configurare, no? Sì. Perché comunque ha un grosso impatto anche sulla, sulla metodologia di guida. Cioè, sicuramente sì. La risposta che puoi avere su uno stradale, secondo me, su un rally, lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè, sull'X2 è diverso. È sopra, cioè, nel senso, l'abbiamo abbastanza portato di manuale. Quindi, metti anche che è una roba che vogliamo modificare nel tempo. Non è la vite e barra cucinetto che ci hai infilato sotto e che devi smontare mezza macchina. Lì è letteralmente. Quattro viti mi pare. L'unica cosa che non mi piace di questo chassis è l'alloggiamento della batteria, perché praticamente sì. Vedrai a quattro piloni praticamente sì. La batteria nel senso che dovresti comunque sganciare un pilone sì. Svitando una vite, infilandolo e poi richiudendo, quindi è un po' poco questa agevole, se vogliamo, no? Rispetto magari ad altri, cioè, esatto, vedi qui quegli sì. Angolini lì va un Devi farla girare, sì. Questo qua la batteria non è mai stata agile con per quanto riguarda l'inserimento delle batterie. No, e quella gialla e blu che hai tu ne è una prova. Per avanti, sì. Boia, sì. Quella sì, parecchio. Il TL01 era agile, ce l'aveva di traverso in mezzo, ce l'aveva completamente perpendicolare al telaio. Mamma mia. Sì. A proposito, lì in quella che tu gialla e blu, nell'avante, dov'è che l'hanno messa la batteria, Ale? stavo guardando la RC di pelo. Fuggio, questa è dei nostri tempi, questa è originale del 91. Io ne ho ancora di TL01, che li avevo dati a mio fratello, che così li teneva lui. Ma io dovrei avere tipo, non so, 4-5 TL01. È originale questa, eh? Guardate che cardano che ha. Madonna. Miseria. È di pietra. Ai nostri vola. Tempi li facevano nella pietra. Guarda, è praticamente è scolpito in marmo di Carrara. È una stampella di quelle che si usa per stendere. Infatti, con il motore... questo è lo Sport Tuned, quindi... C'ho anch'io quello. Già con questo... si fa palla come un coso. Bellissimo. No, cosa stavo dicendo? Ah, la superavante. La superavante, la batteria ce l'ha praticamente, devi, vabbè, togliere la scocca e poi c'è praticamente un finto omino che devi sollevare e infilare la batteria sotto, una cosa... Ok. Infatti quando dico è da estetica quella macchina lì, un motivo c'è, raga. Cioè, ci ho messo lo Sport Tuned solo per far vedere che c'è un motore, perché si vede lateralmente nella parte posteriore, far vedere che c'era l'etichettina data mia. Poi non sapevo dove metterlo quel motore lì, allora gliel'ho montato lì dentro, ma non c'è né il servo, né la ricevente, né l'esc, non c'è nient'altro. Giusto per averci buttato su qualcosa. Sì, da vetrina, sì. Però, insomma... Comunque, quell'estetica caratteristica ta mia, ecco, se vogliamo, no? Quindi, oh, Iari, buonasera. Iari. Ciao, come buonasera. Stai? Quindi così, raga, voi quanta voglia avreste di mettere in piedi una garetta di rally? Io parecchia, nel senso Madonna. Che, come avete detto, io sto aspettando di finire questa sessione prove, esami, sperando che vadano fatte bene, e poi dopo mi ci metto a smanettare. Tant'è che è da palesare l'idea del le montiamo in live, posso montarmele a randa tutte in fretta. Montatele a randa tutte in fretta facendo un po' di video giusto per aggiornare i ragazzi. Va bene. Facciamo prima, perché penso che farò uguale. Io probabilmente la monterò e degli orari imbarazzanti col bimbo, quindi figurati. E magari quando facciamo le live facciamo vedere gli aggiornamenti del montaggio che prosegue, no? Sempre che da una settimana all'altra non l'hai finita. Diamoci l'obiettivo di non finirla da una settimana, cioè, perché io faccio i video tutto per bene, poi tipo mi sono sparato una 12 ore nel quale ho iniziato la mattina, ho finito la sera, l'ho montato tutta di sfida. Capito, va a finire così. La superavanti alla fine l'avevo montata in 2 settimane solo perché non potevo fare diversamente, sennò l'avrei montata in meno. Sì, cioè, speedrun proprio. Sì. Allora, ci chiedono, adesso non ci vediamo più fino a settembre, organizziamo qualcosa. Guarda, ne stavamo parlando, Iari, perché stavamo parlando di queste. Faccio giusto vedere la scocca perché si fa prima, raga. Parliamo di RC, raga, in questo caso Rally. Varie opzioni abbiamo fatto vedere fino adesso, Iari, giusto per aggiornarti... per partire anche con dei costi abbastanza contenuti, se vogliamo,
Vorremmo fare qualcosina di rally, sì, DRC però. Abbiamo una barra due piste in cui si potrebbe andare a fare qualcosa. Se ci organizziamo e siamo almeno un 7-8 persone, magari si può fare, no? Che dite? Sì. Tanto mal che vada pelo, porta una carovana di gente, lo sappiamo. No. Andrà a finire così, no? Ma non fanno rally, però è quello il problema. Meglio, meglio, così non ci danno la paga subito. Esatto. No, è vero. Visto che siamo, almeno io non ho mai girato in pista, voi due? No, punto sì. Punto ci giravi in pista, io mai. Cioè nel senso... Io è un parolone girato in pista, cioè nì. Quindi tu non hai mai avuto la, cioè non so se si fa ancora, perché io parlo sempre di giravi in pista, 20 anni fa, cioè, giravo con le carrozze radiocomandate. Avevo dei piccoli cavalli che... Lui in realtà dava i comandi ai cavalli che erano addestrati, sì, per girare quando chiedeva, in realtà, una cosa del genere. Esatto. Tu non hai mai provato, quindi, l'ebbrezza di urlare "recupero!" No. La fiondavi in fondo a una curva e urlavi "recupero!" Era il comando in mano. E il direttore gara: non arrabbiatevi con i recuperi, non urlate ai recuperi. Ah, questo mi manca. Bellissimo, bellissimo. Ho visto di peggio, diciamo, oltre che recuperi, anche incidente sui recuperi. Questi sì. Mamma mia, che disagio. Sì, ho visto quello gente mettersi a urlare perché era partita una briciola di una carrozza di bitti. Via, urlare, via, insomma, situazioni di questo tipo. La mia carrozzeria, io in tutta la mia carriera ho avuto una carrozzeria, una. Beh, quella che no, non ero bravo, è che era tenuta insieme con qualsiasi cosa si poteva attaccare. Cioè, mi ricordo, agli italiani hanno preso fuori la macchina, hanno alzato la carrozzeria e mi hanno fatto: ma questa è corazzata, ma non è regolamentare. Io ho detto: no, guarda, è che non ho altre carrozzerie e non so più come tenere insieme in davanti. Mentre gli avevo ricostruito, questo sì, LK da DTM, gli avevo ricostruito il davanti. Bellissimo, bellissimo. Quando ero piccolo c'era mio padre, prendeva, avete presente i porta, le strisce porta prezzo tipo dei supermercati? Sì. Io non so dove l'aveva preso il mio padre, si metteva lì perché era tipo un po' tipo l'Exxon, la scaldava e costruiva il parurti da piccolo. Mi guarda, detto, boh, va bene, arrivavo con queste carrozzerie corazzate davanti. La tua macchina quando passava dal traguardo faceva beep, beep, beep. Sì, sì. Questa un po' me l'ero preparata, devo ammetterlo. Cioè, era roba che costava, no? Cioè costa anche sì, una volta. Cioè, poi io mi ricordo piccolo, quando ero piccolo, quindi veramente avevo un'invidia, c'era mio zio che aveva questa buggy RC che faceva andare nel giardino davanti a casa dei miei zii. Mamma mia, ci andavo fuori di testa, era una Manta secondo me, se non mi ricordo male. La Manta Model, sì. Madonna, ma andava veramente come una sassata, poi aveva costruito una rampa in legno, ci faceva fare dei voli mondiali. Bellissimo, chissà se ce l'ha ancora. Devo chiedere a mio zio se ce l'ha ancora. A me sarebbe molto bello. La porta della rally è nata così, eh. Cioè, io mi ricordo, forse era la pista di Palazzolo, non so se esiste ancora, che aveva il palco che era condiviso. Cioè, io mi ricordo che salivo sul palco, guardavo la mia macchinina in pista, mi girava e c'era sta gente sulla ghiaia che era in distress. E io dicevo: papà, ma io posso andare di là? È bellissimo. Cioè, io ero con Marcello e mio fratello agli italiani. Mi ricordo che dicevo: ma posso credere? Mi ha detto: ma stiamo facendo gli italiani touring di qua? E io: sì, ma di là non è rally. Cioè, ma hai visto che figata? E io tipo passavo le prove, mi chiamavano e avevo in pista, ma così mollavo tutto petto, andavo a guardare le rally, tipo così. E lì quando avete detto: ragazzi, ma le rally, subito, ragazzi, torno bambino. Pronti via, assolutamente. E adesso vi faccio io una domanda: ma rally in pista oppure in percorso? Perché sapete che ci sono tutte e due, eh? A me piacerebbe tanto in percorso, sai, ma proprio tanto. Cioè, quello proprio, cioè, tipo, mi immagino con l'omino di fianco che mi legge curva 6, cioè, tutto così, no? È un po' come le mini 4WD da street. Perché sì, il mio amico della TT01 è andato a Cesena, mi pare. Deblocca tutto, mi sa che lo fa. Deblocca tutto.
al blocca tutto, ha fatto la Epic Pine Rally, che loro vanno in una pineta e tipo spostano gli aghi di pino e fanno il percorso. Ci sono anche i video sul loro canale YouTube. Bellissimo, allora, da vedere assolutamente. Fanno il percorso con, spostando tutto gli aghi di pino, ma bene, e poi gli mettono tutti i cartellini e i ponti, sapete, le balle di fieno piccole, e corrono via. E gli corrono dietro la macchina. No, vabbè, allora io... Ciao. Un certo peso, una certa zavorra da portare in giro per correre dietro un RC. Beh, ma magari è l'unico modo per farci correre, Puccio. E qui, esatto. E qui torniamo anche al discorso elettronica, perché in una gara così non c'è bisogno di avere... Non puoi boostare a cannone. Cioè, anche perché Puccio è come le mini street. Esatto. Off-road, via dicendo, no? Cioè... E poi anche il percorso in scala, capito? Quindi è certo, piccolo, ma è tortuoso, quindi non è che tu ti metti lì e corri come un dannato. Che bello. È per quello che io sulla mia ci ho messo la lattina di scatola della Tamiya, perché secondo me uno spazzolato va più che bene per fare rally, perché non hai non hai le piste enormi e soprattutto non hai i salti nella quale c'è bisogno di potenza. Esatto. Tu, con un rally hai bisogno semplicemente di tanta coppia e bassi giri, e più coppia di uno spazzolato non ce n'è. Tanto, quello che nel crawler si usano gli spazzolati, perché hanno un sacco di coppie. Sì, infatti penso che l'unico spazzolato che ho ce l'ho ancora su TRX4, nonostante le mille modifiche il motore è rimasto quello. Ha senso. Si gode, ma poi cioè, va praticamente a immersione quel motore lì senza problemi, esatto. Cioè, fa qualsiasi cosa, quindi cioè, esatto. L'ho portato in un fiume, c'erano i pesciolini che nuotavano dentro lo chassis. Cioè, bellissimo, guarda, esatto, TRX4 è una di quelle cose che così all'aperto io mi godo tanto, cioè proprio super chill, percorsino in scalata. Poi il mio l'ho modificato con l'Egg Trail per alzarlo, no? E adesso ce l'ho, non ce l'ho portata di mano, ma è parecchio più alto di un TRX4 col Defender, molto più lungo, quindi insomma inizia ad essere già interessante. Volevo leggere un po' di chat, raga, che siamo rimasti indietro. Adesso mi farete spendere un botto anche per quelle, dice Iari. Vedi tu, Iari. Ci sono anche le mini Z nel caso. Esatto, ci sono anche le mini Z. Lì, ragazzi, ve lo ricordo. Che è un altro, no, che è un altro ambito che quest'estate ci piacerebbe fare qualcosa. Normali, zero. No. Cioè, no. Mamma mia. Eh sì. Ciao ragazzi, un saluto veloce. Ciao Nico, grande, un saluto. Abbiamo fatto vedere il tuo fantastico libro e ancora complimenti, siamo molto contenti di averlo preso e lo consigliamo a tutti, raga. Sì. Tanta roba. Bellissimo. La scocca del Deltone è bellissima, che ti devo dire. Cioè, ne ho guardate un po', ho detto, vabbè, questa, cioè, viene via con me. È qualcosa di troppo bello, veramente. Il problema bella. La userai adesso? Sì. Con il rischio di distruggerla? Sì, la voglio vedere proprio sporca di terra, di fango, capito? Ce la voglio vedere bella vissuta. C'è differenza magari di quella dei radiocomandati che ci ha fatto Stefano. Vabbè, quella è... Quella non si tocca. È emblematica, ecco, se vogliamo, no? Questa, cioè, la voglio vedere proprio bella schizzata da assassini, robe del genere. Bella vissuta, bella carica. Sì, assolutamente. Sono fermamente convinto di questo. Anche io avevo una 1.8 Mantua Model. Proprio lei. È stata la mia prima scoppio, sì, faceva un casino, ma ancora fanno un casino pazzesco in realtà. Sì. Però credo che un minimo si siano mitigati i decibel, no, da quel punto di vista. Dici di no? No, allora io vi dico una roba. Noi abbiamo, a Padova, abbiamo una pista che è indoor, cioè sotto un tendone. Sì. Ok, e quando fai una giornata lì, se ci sono tante a scoppio, quando esci... Cioè, ti giuro, cioè, stai stordito proprio. Svarionato. Inizio. Poi ti dico, ho fatto tante gare anche lì a Bologna, a San Lazzaro. Ho fatto anche tante volte da meccanico per un'autopista e non hanno mitigato il suono proprio per me. Porca miseria. Intanto vedo che Alfonso 1985, che salutiamo. Ciao Alfonso, benvenuto. A mio parere è molto più bello il Touring. Sono due categorie diverse. Bello. Sì,
Sì, io diciamo per prerogativa non dico mai che è una cosa più bella di un'altra, secondo me. Può diverso. Essere che magari piaccia più una più l'altra, o sia più diffusa più una più l'altra. Io sono un appassionato anche di stradale, come sapete, quindi diciamo qualche bestia ce l'ho in quell'ambito lì. Bella, un giorno uno, un giorno l'altro, e non si scontenta nessuno. È come nelle macchine vere, ci sono quelli che vanno a vedere le Gran Turismo, ci sono quelli che vanno a vedere i rally. Sì, 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 poi diciamo è anche un modo per declinare una passione in modi differenti, no? Hai un periodo in cui ti avvicini più a una cosa, un periodo ti avvicini più a un'altra. Poi, così come per le Mini Z, ci siamo tantissimo appassionati al mondo drifting. Esatto. E adesso passiamo al rally, cioè cerchiamo di spaziare anche senza vincolarci troppo a un ambito, anche perché secondo me credo che nei prossimi anni la cosa principale nel mondo RC, per quanto ci riguarda, è farci anche un po' le ossa a livello di abilità di guida, cioè è una competenza che secondo me va esercitata spesso per diventare come dire coordinazione mano-occhio e via dicendo, no? È una cosa che va allenata tantissimo, secondo me. Vero. Quindi avvicinarmi al rally è anche proprio per questo. Io ho un cortile dietro casa mia col ghiaietto, che è bello grande, dove parcheggiamo le macchine, così anche solo per allenarmi. Io praticamente abito a piano rialzato, per cui il mio balcone è quasi a livello di un palco, ok? Per cui tipo pensavo di far calare, cioè senza neanche scendere di casa, no? Cioè tipo calo un qualcosa in cortile, mi faccio il mio percorsino e mi alleno, no? Cioè tanto io lavoro da casa, pausa pranzo, mi alleno un po' così una volta che ce l'ho pronta, così poi quando si gareggia, raga, sono un po' più allenato. Sono tutti gli aggeggi mentali inutili. Anch'io con la Mini Z, che ho da poco rifatto dei mobili della camera, la prima cosa che ho guardato, non l'ho detto alla Barbara perché sennò mi uccideva, ho guardato e ho detto, la stanza è molto più spaziosa dentro la mia testa. Ci sta bene driftare con la Mini Z ora? È molto più spaziosa, bene così. Ho allargato parecchio. Il rally è troppo poca scelta dei modelli, poco praticato. Questo sì, l'abbiamo notato anche noi, Alfonso, sicuramente. Sì, diciamo che ti devi un attimino uniformare a quelli che sono un po' i migliori alla fine, no? Cioè se non c'è tanta scelta, tanta offerta da diversi brand. In realtà è che proprio non c'è una scelta, perché adesso mi aggancio a quello che dice Alfonso, perché effettivamente il rally non è una categoria, no? Quindi sostanzialmente non si trovano i mezzi per farlo. C'è la Tamiya che lo fa, ma la Tamiya fa di tutto. C'è anche gli strutti robotizzati che camminano, voglio dire. E effettivamente, a parte la Tamiya, non ci sono molte case che fanno macchine da rally. C'è appunto questa Karten, c'è la Rally Legend e basta. Io so che c'è gente che usa la Blast, la LRP Blast, ma anche quella è una macchina, un telaio che va pesantemente modificato. E poi adesso che è uscita da poco la LC Racing da rally, che anche quella è molto interessante, e la vedo spesso girare. Diciamo che quelle che si vedono di più sono la Tamiya, la 1 e la 2, sia quella Cinghia che quella Cardani, certo. E le LC Racing, perché probabilmente sono quelle che diciamo che out of the box vanno meglio, probabilmente. Sì. Ho visto qualche video di Dani che faceva vedere delle Carisma nuove, sono scale piccoline ovviamente. Qualcosa, dove ce l'ho io? Ce l'ho qua. Sì, no. Quelle scale, io la Buggy 24, vero? Sì, sì, sì. Volevo dare un'occhiata anche da quel punto di vista lì, perché dato che ho una cantina che è abbastanza gigantesca, che sto per sistemarla, quindi praticamente verrà svuotata perché metterò tutti gli scaffali, quindi finalmente ci sarà veramente tanto spazio, perché è 5 metri per 4, quindi è discretamente grande. Pensavo di mettere giù una pista mini 4WD, sicuramente, che terrò giù fissa e che all'occorrenza con i ragazzi o chi per loro, insomma, si modifica anche per fare delle prove e via dicendo.
pensavamo di trovare il modo, magari su delle scale piccole, o di coprire la pista Tamiya, quindi renderla piana, oppure di metterne giù un'altra parallela, tipo quelle da Mini Z, con i pannelli, insomma, quelli che ben sappiamo, con i bordini, metti giù i bordini, quelli di AliExpress, così sì, puoi farti vari layout, e spendi poco, e via. Per esperienza, i quadratoni, quelli blu. Bravo, sì, quelli. Perfetti. Sì, sì, esattamente quelli. Quelli, paradossalmente, visto... tanto le Mini Z sono leggeri, cioè potremmo addirittura appoggiarli sulla pista Mini 4WD, sì, che secondo me è grosso problema, non lo fa, magari ci facciamo qualche supportino sotto. Esatto. Tanto ci abbiamo un Cugio che con la stampa 3D ormai si diverte. Madonna. E facciamo una cosina di questo tipo. Però sì, quindi stavo valutando anche delle scale piccole. Io ho la GT24B, che è la buggy piccolina, veramente tanto, tanto, tanto divertente. Cioè, per fare i salti anche, cioè anche in casa, cioè mio figlio va giù di testa. Io ho un figlio di 9 mesi. Cioè mio figlio, quando la vede correre, cioè impazzisce proprio, perché poi salta, la riesco anche un minimo a direzionare, cioè è fatta bene. E poi tra l'altro ha la possibilità di reggere anche pile lipo, pensate un po', nonostante piccolina così, cioè tira veramente come una sassata. E così la butto lì e la proveremo una volta che avremo giù la pista. Tanto fare una rampetta piccolina per una scala 1.24 è una cazzata, ecco. Esatto. Poi vabbè, insomma, una volta che metti giù una pista in piano con dove si devi soltanto mettere il percorso ed eventualmente ostacoli e salti, di lì a mettere gli ostacoli dell'RC4WD per gli scaler, è un casino. Prego, no? Questa bella è già fin grandina quella, secondo me, rispetto alla 24B. Quella è 1.16, però tanta roba. Quella è la Losi, giusto? Sì, esatto. Bella, bella, molto bella. Perché noi a Padova abbiamo fatto una pista anche per queste. Il problema, sapete qual è il problema? Almeno lo dico io, che da parte mia, è che quando, anche se sono sempre macchine radiocomandate, no? Cioè, quando giochi con una così, ti sembra già di più di avere a che fare con un giocattolo, anche se poi un giocattolo in realtà non è. Perché cos'è? È la, come si dice, la possibilità di modificare l'assetto, modificare, certo, le cose, per dirti, la carisma, come dici tu, è una bomba, sì, è abbastanza limitata. Il problema è che se quel giorno che fai il pistino, che vi trovate a girare e magari non riesci a girare, perché non è tanto che la macchina deve andare forte, però la macchina deve farti divertire, capito? Certo. Se la macchina non va, non ti diverti. Sì, sì, sì. Ma in realtà stanno uscendo anche degli upgrade proprio anche specifici, tipo il set di ammortizzatori ad olio per la GT24B, è solo il primo che ho visto che è uscito, braccetti, insomma, tante cosine che potrebbero, non so, io come la sensazione che cerchino di puntare a qualcosa di simile al mondo Mini Z, ecco, ecco, anche se la vedo molto difficile. Alfonso ha la carta in T410, dici com'è? Dai! Ne abbiamo parlato prima, Alfonso. Sì, sì, anzi, se vuoi, Alfonso, se vuoi entrare sul nostro Telegram e postare qualche foto, fai pure, eh. Adesso guarda, magari... Te lo aggiungo al volo, il link? Vai, vai, sparatelo pure. Se hai voglia, è liberissimo, ovviamente. Vedi che qualcuno che l'ha presa c'è, allora. Sì, sì, ma secondo me è molto interessante. Sì, sì, perché a vedersi è veramente valida. È meglio la carena della Delta o quella della Renault 5 Rally? Va bene, però. Per me è Delta. Nel dubbio le prenderei tutte e due. Per me la cosa, la, come si chiama, la 034. Ah, però, raga, io ho un serio problema con le carene. Cioè, va bene le Mini Z, va bene le Mini 4WD, ma sulle RC ho un serio problema con le carene. Cioè, nel senso che mi piace da matti farle custom, personalizzate, magari con delle grafiche fighe, cioè già tipo la Rally, cioè se tutto va come va, io ne vedo una completamente nera con tre artigli verdi e non dico nient'altro. Vedi, io e te siamo il contrario invece, io su una 1.10 più mi diventa grande la scala, più ti direi io la voglio, cioè lì ti direi la prendo originale e non la tocco, cioè proprio, cioè, tipo questa, dici? Sì, pulita pulita, fine.
pulita, così. No, ma cioè, mi dai una mini 4WD. Va bene, Non sì, deve sì. esistere un pezzo originale lì dentro. No, cioè, ma non va bene anche così. Video. L'importante è che abbia il suo carattere. Ok, cioè, se è piccolina, diciamo, me la faccio passare anche. Mm-mm. Sulle grandi c'è tanto spazio in cui inserire dettagli, adesivi, personalizzazioni. Ah, sì. Cioè, per dire, sul TRX 4, oltre tutto il discorso adesivi e via dicendo, mi sono montato il barrone frontale LED direzionabile, quello lungo sopra il vetro frontale, più tutte le luci controllabili frontali, luci di posizione destra, sinistra, con la centralina di AliExpress, quella proprio scrausissima, ma che però da radiocomando mi permette di fare tutto, anche mettere frecce destra sinistra, quindi cioè, bella. Io ho un problema diverso con le carrozzerie e non mi durano, spacchi tutto, cioè proprio questa qui ho fatto una gara con questa qui e non so se si vede, cioè tipo le i segni. Beh, ma... ecco qua. Tipo i segni. Quello è il segno di vita, è di vita vissuta, hai quello capito? Però questo proprio una volta. La tua GT1 com'è che mi dicevi alla gara quando hai portato il Mini Z GT1, com'è che la chiamano? La Benna, sì, perché fa sollevare. La Benna, okay, ho capito perché. Praticamente davanti era è tipo, come si chiamano quelle che hanno quello stile lì, non sono i formulini, quelli che fanno così. Le pancar. Pancar, bravo, esatto. Tanta roba. Cioè, quelle fanno proprio da Benna qualsiasi cosa. Sono super attaccate a terra, hanno proprio la gobbetta che va verso l'alto, super aerodinamiche, incollate. E, sì. Cioè, io lì, non ho idea di come faccio a guidarla. Cioè, veramente... Sì, sì. Comunque io ho idea che a un certo punto, raga, ci stuferemo e ci faremo dei robot e faremo una Robo Wars. Madonna, ma sarebbe una roba incredibile però da fare. Madonna. È modellismo anche quello. Modellismo barra ingegneria barra pazzia anche. Il problema è che non è che dici vai a divertirti, lì o vinci... O distruggi. O prendi e butti via tutto perché te lo disintegrano. Com'è che vediamo se c'è qualche vecchio tra di noi? Com'è che si chiamava quello fantastico che aveva il disco? Sir Killalot. Madonna. Guarda che io mi ricordo soltanto Sir Killalot, raga. Sir Killalot. Ma Hypnodisc mi ha fatto volare. Hypnodisc era diventato bello di Benna, cos'è stato tipo oggi a pranzo? Guardavo, ce n'era uno che va alla Benna che alzava così, classico, come era ai nostri tempi con Hypnodisc. Sì, ma dava un bottone devastante. Sì, ma la tecnologia è arrivata, cioè, lo lanciava, lo tirava sul... e sono dentro una gabbia, lo tirava sul soffitto della gabbia, cioè devi... solo bottone, lo piantava in alto, lo ributtava in terra. Raga, propongo i radiocomandati Robo Wars Tournament a questo punto. Madonna, i robocomandati. I robo... vabbè, spin-off, raga, i robocomandati, bellissimo. Dai, tutti di Raspberry, vai. Allora, comunque, piccola parentesi, se qualcuno di voi viene a trovarmi domenica alla gara, se il tempo regge, in teoria forse c'è qualcuno che corre anche con Rally. Sicuro c'è che corre anche con Rally e fa sempre tutte le gare di blocca tutto, viene anche a Verona a fare le gare. Dai. Quindi, chi meglio di lui per darvi i migliori consigli? Non saprei, non so. Dai. Dire. Buono sapersi. Di sicuro è iscritto anche lui alla gara. Tanto so che buon gustaio di macchine troverai fighissimo anche quella. Beh, ovvio, tanta roba, sì. Ho anche la FVD Karten. Però la migliore qualità e prezzo da touring sono le SN RC MTS T3 V2 e la R3 Pro, che non conosco. Ma mi fido e mi informerò. Sì. Mi informerò anch'io. Ottimo consiglio, grazie Alfonso, ci piace vedere che si sta aggiungendo anche un po' di chiacchiera dal mondo RC, bella, molto 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 bene, bello. Quindi vedremo quanto impiegheremo a montarle, vi ho fatto vedere bene o male tutto quello che ho preso, sì, non ho nient'altro da farvi vedere da questo nel punto kit di vista. Ci sono gli oli? Sì. Boh. Okay. Sì. È importante. Sì, ma vogliamo far vedere qualcosa?
Fai vedere qualcosa. Vuoi che la tua era solo aperta, tutto in ordine? Vuoi che mostro la mia che è stata ammortata? No, tutto in ordine. Stranamente tutto in ordine, è andata bene. Cioè, le buste erano anche chiuse, più di così. Ma quindi, scusa, era un usato? Ma non ho capito, era un usato? Ma chilometro zero. Esatto. Cioè, gli ha tolto la cosa e ha detto, no, ho sbagliato macchina. Sì. È stato un non usato, chiamiamolo così. La sì, cioè, era ricomandata e l'ha richiusa. Sì, sì, cioè, no, è da montare, richiusa. Ah. Beh, c'è gente che fa così, eh. Sì, purtroppo sì. Cioè, ma io mi chiedo, il bello è quello, cioè, proprio la tua. Cosa vi faccio vedere, raga? Sono tutte buste, cioè. A me RTR alcune sono anche aperte. Cioè, ti costa poco, è già pronto e tutto. Però secondo me il gusto di mettersi lì e montarsela è proprio, cioè, secondo me è la cosa più bella. Guarda che c'è gente che invece questa parte qua la detesta. Noi conosciamo una persona che chiamiamo alle sue spalle il Duca Conte, che lui la macchina non la pulisce nemmeno. Cioè, lui quando ha finito di correre mette tutto nella borsa e gliela porta a un suo conoscente barra amico eccetera, che gliela pulisce, gliela sistema, gliela riparte. È solo pilota lui. Solo pilota. Ah, ci sono gli oli. Vabbè, ma vediamo se userò questi, eh. Dovrei averne anch'io uno di quelli lì da qualche parte. Ci sono anche i cerchi, guarda un po'. Beh, sì. Ah. E anche le gomme. Le gomme da mettere dentro? Che battistrada hanno le gomme? Ma non so se riesco a fartelo vedere. Ho capito. Sono sì, tipo sì. Matrix. È quello da fangone. È quello sì. Da fangone. Sì. Quello se lo usi sull'asfalto. Il piedino al contrario, tipo. Quello se lo usi sull'asfalto ti dura due scariche. Poi vabbè. Questa è la cover, quella per il telaio che dicevamo prima. Bella quella lì. Molto utile. Sì, sì. Questa tra l'altro è da colorare anche. Volendo si può anche colorare. Sì. Una spruzzata di colore io gliela do, dai. Aggiungi peso. No, è vero, allora no. Oddio, non so i rally effettivamente se conviene avere una macchina pesante o leggera. No, che devi andare. Ti conviene avere una macchina pesante solo se hai un trattore o un carro armato. Va bene. Penso che questa sia la perla di oggi, raga. Se hai un trattore. Perché se no... Ferraglietto base a vaschetta, se me lo state chiedendo. È bello perché ha le cose al contrario. Cioè, uno pensa che le gobbe dove vanno i differenziali siano da mettere sotto. Invece in realtà vanno sotto. No, al contrario, sì, sì. Non so perché poi sono monti dal basso. E c'ho accessibilità meccanica, eh. Sì, no, ma infatti, cioè, per carità, niente da dire, cioè, sempre quella qualità lì, ecco. Tanta roba, dai, alla fine così. Mentre quelle della Rally Legend, volevo farvele vedere, sono praticamente uguali, cambia soltanto leggermente la trama. Sì. Invece sì. Che essere a rombi e a sti cosetti strani che non so. Sono quelle... Palletti. Erano quelle su licenza Pirelli, delle vecchie Pirelli che si usavano negli anni 80. Però devo dire che queste, anche solo al tatto, mi sembrano più consistenti rispetto a quelle del kit. Morbide o più consistenti? Più ciunte, cioè una plastica un po' più solida rispetto all'altra. Sarà che qui dentro c'è già anche la schiumina, eh? Ah beh... Perché da quanto ne so, le gomme Tamiya sono molto, come si dice... Che volano via. No, sono molto usate quando fanno nelle gare di rally. Quindi, sì, insomma, sì, no. Perché non ci sono tanti brand. Io ho queste, guardate, io ho queste qua della Fast Tracks, che, guardate, il disegno è più o meno lo stesso. È uguale, sì, sì. Non le ho ancora tirate fuori dalla scatola, quindi non so... Però tipo ho anche queste sono le Ride, si chiamano Ride, sono quelle che si usano nelle gare delle front wheel drive, delle macchine a trazione anteriore, e queste qua le ho prese perché sono slick, sono slick, quindi queste qua se bisogna usare la macchina su asfalto
si userò ci metti queste. Su quelle sì, sì. Sì, anche perché quelle che avete visto su sono ancora quelle del 91, quindi vi lascio beh vi lascio ben immaginare tantissima roba direi messo. ottimo raga, abbiamo fatto una super chiacchieratona, volevo ringraziare tantissimo il buon Pelo che ci ha fatto compagnia. Grazie a voi. Spero che avrai ancora voglia di fare queste belle serate con noi, di chiacchiera. Bello divertente, cioè, mi è piaciuto tanto. E non so raga, avevate qualcosa che volevate aggiungere, cose da aggiornarsi? Domenica c'è il trofeo Domodel a Cademandorli. E vediamo chi riuscirà ad esserci di noi. Vediamo, perché potrei avere qualche problema io ad esserci, ma poi ve lo dico. Però capiamo. Noi radiocomandati sicuramente settimana che viene qualcosa faremo, tipo mangiare insieme perché dobbiamo festeggiare il mio compleanno alla Radiocomandati in qualche modo, quindi poi vi posteremo foto e quant'altro. E che altro vi possiamo dire? Puggio? Quindi Puggio, Axel? Portati le cavigliere. Io non c'entro tutto questo. La spengo, Puggio, giuro. Stavolta la spengo l'RC. Va bene, dai, ragazzi. Ti sentiamo bassissimo, Puggio. Lo so, ho cambiato microfono. Ah, ok. Aspetta che provo ad alzarti io, magari. Vai, riprova. Sta? No. No, niente. Aspetta. Uno, due, tre. No, niente. Ti sentiamo ma molto basso, eh. Quindi se tu vuoi dire, io provo a riportare nel caso. Leggete il labiale. Se no fai come ha fatto qualcuno in queste live, tiri fuori dei cartelli. Che disagio. Vabbè, dai, oh, ho detto i cagliette, su. Dai, già sono dei bambini per offendersi per queste battute, mamma mia. Va bene, dai raga, che altro vi posso dire? Sono molto contento della piega che sta prendendo il canale, mi fa piacere che stiamo portando dentro un po' di contenuto anche del mondo RC, che era tra l'altro l'inizio del progetto per come lo avevo pensato, poi ha giustamente preso una piega in base al divertimento e in base al momento con le mini 4WD, ma è anche giusto ritornare un po' a produrre contenuti rispetto a quello che avevamo promesso all'interno del canale Radio Comandati. Quindi come sempre ringraziamo il nostro Puggio, il nostro Axel e anche oggi il nostro Pelo RC. Addio piacendo ragazzi, arrivederci e alla prossima live. Ciao a tutti.